Bene, buongiorno, benvenuti, grazie di essere venuti. Sappiamo che non è facile lasciare il posto di lavoro con tutti gli impegni, quindi questi momenti di incontro sono particolarmente preziosi e cercheremo di sfruttare la mattinata al meglio. Un incontro questo che abbiamo sentito la necessità di promuovere come Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna per riprendere il percorso avviato già diversi anni fa sull'accreditamento dei musei e sul percorso di miglioramento della qualità dei musei dell'Emilia-Romagna. Oggi questa è l'occasione per fare il punto di quello che è stato fatto e per vedere insieme le prospettive future e i passi che ci attenderanno nei prossimi mesi e anni. Quindi diciamo è il punto per riallinearci. Faccio una presentazione lampo, sono Laura Moro, da ottobre scorso direttore dell'Istituto per i Beni Culturali della Regione, quindi questo per me è anche un momento per incontrare, per conoscerci, per connettere volti a nomi che già ho visto dalle carte. Entriamo subito nel vivo di questa giornata. La Regione Emilia-Romagna ha da sempre espresso una chiara politica sui beni culturali. Mi fa particolarmente piacere la presenza dell'assessore Mezzetti, assessore alla cultura, alle politiche giovanili e alla legalità della Regione, che è stato uno dei protagonisti delle politiche culturali della Regione. Quindi volentieri do la parola all'assessore per introdurre questi nostri lavori di oggi. Grazie.